now Greek, Italian, and soon to come Spanish bailouts, of course, is a facade of these operations. What they're trying to do is to blow up the system by, instead of allowing Greece to reorganize its money, they're imposing that Greece be used, that the Greek debt be bailed out by Europe. But then, as I said before, that debt is absolutely worthless. Just like the Irish debt is worthless, just like the Italian debt is worthless, just like the Spanish debt is absolutely worthless, it's garbage. It's monopoly money. So asking Europe, which is in the throes of a financial meltdown, to absorb an unpayable debt, which they never, ever can repay, means you're going, for sure, to destroy Europe. And it is being done on purpose because nobody, not even Barroso, who's a moron, believes that Greece, Ireland, Portugal, and Spain can be saved. Now, there are strings attached to a lot of these operations of trying to save these nations. And the strings attached to this particular bailout, which we're seeing right now, will accomplish precisely what the Eurocrats wanted all along. A closer-knit political union, as Merkel called for recently. A federal superstate at the cost of European nation states surrendering control over their economies to unelected United Europe dictators like Herman Van Rompuy and his moronic sidekicks, José Manuel Barroso. Now, back in 2009, at the Bilderberg Conference, and I reported this in 2009 with my Bilderberg report, I said that one of the solutions to the crisis, well, the people who met at Bilderberg, and amongst them, of course, Monti and Draghi and Tremonti and all these individuals, the idea of creating two Europes. On the one hand, the Europe, the first division, where you have the France, Germany, etc., nations who can actually pay their way. And on the other hand, the pigs, the Spains, the Portugals, etc. And we're seeing this right now. This is one of the key plans being put together by the people from behind the scenes. I have a lot more to say, but I think I'm going to stop, as I think there are people who want to ask questions. Thank you very, very much. Io ringrazio molto l'amico Daniel Essler anche per essere riuscito a concentrare. Diamo subito inizio. Voglio solo salutare l'onorevole Fontana e ringrazio la sua presenza. Prego. Buongiorno. Emanuele Barbieri, Radio Dimensione Musica, Appennino Tosco e Pignano. Prima di tutto, Borghezio, grazie, perché in questo momento i politici parlano soprattutto del come dare risposte al mercato, e forse un pochino più entusiasmante porsi le domande del perché di chi, non soltanto di essere tecnici rispetto a delle imposizioni che vengono dall'esterno. Dunque, prima di tutto, grazie di sollevare domande un po' più interessanti. Ma tra di noi, gente di lassù, gente di montagna, gente che lavora, è artigiano, è proprio l'artigiano che vorrei dare una risposta. Quello che si sveglia alle 5 della mattina, che va in banca e che chiede un prestito per comprare una piccola macchinetta e dice: con la mia piccola macchinetta creerò economia, potrò rimborsarti il prestito, dammi un prestito al 4%. La banca gli dice no. Sai perché? Perché ho un dubbio che tu ti possa comprare la benzina, perché nel tuo paese forse non c'è più benzina, non c'è più energia, preferisco darlo al brasiliano, preferisco darlo all'indiano, perché lui non soltanto si potrà comprare la macchina, ma c'ha lui la benzina per poter andare avanti. Ti chiedo questo nelle tue domande, di chi fa e di perché viene fatto. Non pensi che la crisi finanziaria sia prima di tutto una questione di crisi energetica? Che questa famosa Europa che ci ha bloccato con 1000 istituzioni ha impedito all'Italia, soprattutto al Nord Italia, se mi permetti, di continuare il proprio sviluppo che era il cuore della sua crescita. Borghezio. Grazie per la domanda, anche se io vi prego veramente di rivolgerle in seguito soprattutto al nostro ospite, che non è facile riuscire ad avere da noi, perché è sempre in giro per il mondo a presentare libri. Io credo che tu abbia, mi permetto di ricambiare tu abbia indicato un punto fondamentale che probabilmente potrebbe essere, noi abbiamo in programma una serie di convegni su questi temi, cioè il perché della crisi e come si sta svolgendo questa situazione, perché riteniamo che mai come su un tema di questo genere sia doveroso fare anche della controinformazione. Sicuramente apri un tema immenso. Io sono sostanzialmente d'accordo con questa domanda e con la formulazione di questa domanda, la sua finalità, e dico che ti rispondo in questo senso, mi impegno ad attivarmi con indicazioni molto precise su questo argomento per cercare di sollevare il velo che
Altamente su questo e su altri temi, pensiamo per esempio al fatto, io ieri ne ho fatto un accenno in aula, non si indaga su chi sta facendo speculazione, sui nostri titoli, sui titoli di Stato non solo italiani, non si indaga, l'Europa indaga su tutto, e su questo argomento non si indaga, quindi mi impegno in questo senso. Domande e risposte telegrafiche, perché so che tempo, mentre maturano le domande, io darei subito la parola all'onorevole Bizzotto, che ha rivolto ieri un'interrogazione molto interessante. Io avevo anch'io avanzato qualche dubbio, domanda al riguardo, ma lei su questo tema ha rivolto un'interrogazione specifica alla Commissione europea. Buongiorno a tutti e grazie Mario Borghezio, perché ancora una volta ha voluto parlare dei problemi veri che ci sono in Europa. Lui è qui da tanti anni e da tanti anni dice che a governare l'Europa non è il Parlamento europeo, nemmeno gli Stati, ma sono le banche con i poteri occulti che purtroppo ora ci stanno portando in un tunnel che non sa, si sa dove andrà a finire. Quindi lo ringrazio veramente perché ha avuto coraggio tanti anni fa e ha tuttora il coraggio di dire certe cose e mi complimento anche con il giornalista scrittore Estolin, perché effettivamente non sono pochi, neanche i suoi colleghi, che nemmeno i colleghi, che parlano di queste cose, ed è il momento di farlo, anche perché probabilmente è il momento in cui la gente comincia a capire che forse quelle cose dette sono cose vere, perché sono esatto. Il piano B, tutto è nato da alcune dichiarazioni e indiscrezioni che abbiamo letto nella stampa. Praticamente sembra che la Germania si stia attivando per ristampare i marchi, quindi sostanzialmente vuole uscire dall'euro, capendo evidentemente che stiamo andando verso il fallimento. Io chiedo alla Commissione una cosa molto semplice, visto che queste indiscrezioni non sono mai state smentite. Se è al corrente ovviamente che il governo tedesco vuole tornare al marco e che sta cominciando a ristampare questi marchi. O ad un euro tedesco. O un euro tedesco, non si sa, ma credo che la Commissione non possa tacere su questo aspetto. Quindi lo chiediamo alla Commissione direttamente, qualcosa dovrà risponderci. Chiediamo chiarezza su questo aspetto e chiediamo ovviamente se la Germania ha comunicato qualcosa alla Commissione e chiediamo alla Commissione come valuta l'eventuale uscita della Germania dall'euro o altre mosse che la Germania sta facendo. Spero che ci risponda qualcosa, spero anche che il professor Monti dica qualcosa su questo aspetto. Molto bene, tra l'altro oggi si approva un documento che riguarda la BCE e abbiamo anche una bella occasione nelle motivazioni di voto per tornare sull'argomento. Se non ci sono domande immediate, io avevo interrotto maleducatamente l'amico Estolin. Ah, eccolo, prego. Central banks. Oh, sorry. Yes. Okay. I'd like to ask Mr. Estolin, what is the significance of today's news about the world's central banks combining to step in effect as lenders of last resort? Thank you. I think we said, as I said in the beginning of my conference, the system is broken, it's dead. There's very little you can do. There's simply not enough money in the world to save. Save the speculative bubble. We're talking about $1 to $2 quadrillion worth in worthless debt. So no matter what you do, no matter how many trillions of dollars, euros, or rupees you print, you can actually never pay this thing off. So it's irrelevant. I'd like to address what you said earlier about the what the question was just asked about the journalist. Combine a couple of things here. One of the things that we're seeing right now, when you asked about Italy and scooters and the growth in northern Italy, it's apparent on the world stage. We're talking about zero growth.
The concept is zero growth. 300 years ago, circles around Gottfried Leibniz, a genius, German genius who invented calculus, they knew that progress and growth are directly proportional to population density. So if you want to increase the population and you have technological progress and growth, you're going to have more people on the planet. Consequently, if you're the elite, and see, the point is that we're living on a small planet, Earth, with limited natural resources. So if you're Rockefellers, it's just a metaphor for powerful people. And you want to make sure that you have the natural resources for yourself, such as water. You know, you don't want Earth, planet Earth, to have 40, 80, 100 billion people. There's just simply not enough natural resources. So what they're doing right now is logical, all right? It's logical. They're destroying the world economy on purpose. Rockefeller doesn't need to sell you shoes, okay? He has all the money in the world. They got all the money in the world. They got quadrillions of dollars in cash, land, okay, cows. What they need is for you and I to die so that they can drink their water. You know, I cannot say it any clearer than that. Which is one of the reasons we're seeing so much in the press on daily basis, the phrase zero growth. If you have no growth, if you have no development in any technological or any other way, there's going to be a decline in the population base. That's one of the reasons they're talking about this. That's why destroying the world economy on purpose. And you have people like Monti, you have people like Draghi, you have people like Papademos, all of these individuals that are there, but they're caretakers. They know they're actors on stage. They know the role they play because, again, Monti goes to all these meetings. He's an insider, all right? He understands what's going on. One of the reasons he's chosen to actually become a prime minister, and he was chosen. He wasn't elected. He's a bastard child. He was elected. He was chosen to, you know, to be the prime minister or caretaker of Italy because they know they can trust him to do what he's told to do, just like they can trust Barroso to do what he's told to do. Just like in Charles Van Rompuy to do exactly the same thing. The people who are in power on the European level, on the countries, corporations, governments, you know, international organizations such as World Bank, International Monetary Fund, all of these individuals, they're their people. Nobody who actually thinks of a nation state republic, you know, which has given us everything we have in the last 650 years, from constitution to our own currency, nobody who actually is pro nation-state republic actually is in any positions of power, you know? If that had been the case, this man would have been the president of Italy. Ringrazio molto Daniel Estling. Vi assicuro che non mancheremo periodicamente di far giungere al Parlamento europeo la sua voce indipendente e la sua competenza su questi temi. Io vorrei concludere ancora sottolineando l'importanza di questa definizione che, senza chiedere il permesso prima, faccio anche mia. Monti è un insider, Barroso è un insider, Van Rompuy è un insider. Sarebbe ora che qualcuno, anche che svolge l'importante ruolo della comunicazione, cominciasse a dirlo, dimostrando quel coraggio che tradizionalmente la stampa, i mezzi di comunicazione hanno dimostrato. Vorrei anche che qualcuno si unisse alla mia richiesta al professor Monti, che era presente a quella riunione di Bilderberg, di sollevare, visto che non l'ha fatto il governo Berlusconi vergognosamente, o almeno non è riuscito a farlo efficacemente, a chiedere le scuse del governo svizzero e della polizia svizzera per il trattamento che è stato riservato non al politico, che non ha bisogno di queste scuse, ma all'assistente parlamentare del politico, che è una persona che era là per lavorare, per fare il suo dovere, è stato trattato esattamente come me, come un criminale, pur essendo una persona per bene, un assistente parlamentare. E noi sappiamo quanto sia importante, anche a livello istituzionale, la funzione dell'assistente parlamentare. Il mio amico Max Bastoni, consigliere comunale a Milano, è stato trattato come me, come un delinquente dalla polizia svizzera, per ordine di questi poteri. E fino adesso non ha avuto, come d'altronde Borghezio, alcuna solidarietà.